Sì, faccio presente che peraltro proprio in queste ore la Corte Costituzionale dovrebbe decidere sulla famosa restituzione dei conguagli, del blocco delle pensioni e lì abbiamo visto invece esattamente il contrario, cioè c'è stata una legge che ha bloccato l'adeguamento delle pensioni. La Corte Costituzionale dice no, questa cosa qua è illegittima, bisogna restituire i soldi ai cittadini, arriva il governo che cosa fa? Un decreto che restituisce non quello che si deve, ma a quote, all'incirca circa il 20%. A proposito dei diritti acquisiti, no? Qui dice sempre, dice la Corte Costituzionale, bisogna fare, invece no, il governo restituisce il 20% e quello probabilmente passerà se tutto va come deve andare, per cui viene beffato. Per cui quando si tratta di restituire ai cittadini vale sempre il principio che i cittadini vengono fregati, quando invece si tratta di andare indietro, dalle mani nelle tasche dei cittadini vale sempre tutto. Non esistono diritti acquisiti, non Sergio, esistono sentenze da Corte Sergio Cofferati, sembrano quelle di cui abbiamo parlato poche cifre, ma pesano, abbiamo visto, sono 10 euro su 700, alla fine è una percentuale non irrilevante. Pesano e pesano tantissimo, soprattutto per le pensioni più basse, che come noto sono la stragrande maggioranza delle pensioni italiane. Poi è incomprensibile come si possano fare errori di questa natura da parte del governo, ma è ancor più irritante poi dopo la pretesa della restituzione annunciata, poi non realizzata. Io credo che sia importante cercare di ristabilire credibilità nelle istituzioni anche attraverso questi gesti. Quello cioè perché Ilaria Sollis per pretendere la restituzione. Ilaria Sollis.